Ecco, quello che va cambiato è proprio il sistema generale, il paradigma, cioè bloccarli là, selezionarli là e far venire qua a braccia aperte, ci mancherebbe altro, coloro i quali veramente arrivano da contesti di guerra. Cioè il lavoro va fatto in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Niger, lì va fatto il lavoro. Quindi lo sforzo va fatto lì, perché se noi li facciamo venire qui, non riusciamo a integrarli. Perché come fai a dire a tutti quei muratori, quei piastrellisti, quei tappezzieri che hanno subito la crisi dell'edilizia negli ultimi anni, che vai a fare lavorare e vai a fare i corsi di qualificazione professionale per i migranti, mentre loro sono a casa disoccupati che non riescono a mettere insieme la cena, il pranzo con la cena? Come fai a dirglielo a queste persone qui? Quindi io lo sforzo lavorativo, anche come sindaco, lo faccio prima di tutto per quelle persone lì, magari andando a raccogliere fondi dalle fondazioni bancarie, attraverso i contributi regionali, per dare una minima possibilità a queste persone di poter lavorare con lavori socialmente utili. Lo sforzo lo faccio lì, non lo faccio per i migranti, perché sono tra l'altro clandestini.